PAC, questo signore non è l'operaio massa dei comunisti e neanche quello dei nazisti. Questo signore è Antonio Bianco. Questo è un operaio per la collettività, sempre pronto e disponibile. Ma questo si è tolto? Sì, questo si è tolto. Vabbè, insomma, straordinario. Era un piombo che stava qui. Straordinario meccanico di Monteverde vecchio. Non lo diciamo. Persona di rara intelligenza, profondità, squisitezza. Non andiamo troppo in là con questi meriti. No, i meriti, è un dato oggettivo. Sa anche riparare il cerchione. Basta, basta. No, deve scendere il bordo adesso. Deve scendere il bordo. Eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta? Non ancora, dobbiamo avere ragione del cerchione, completamente. Colpo netto. Perfetto. Ma ha visto cosa stavo facendo? Che stavo facendo? Stavo cercando di porre l'appoggio sulla leva, sulla pancia del cerchio, in modo che la martellata scaricasse tutta sul bordo. Questa è una leva di primo grado? Ma questa può essere prima, di seconda, dipende l'utilizzo della medesima. Primo grado, fulcro, resistenza, sì. Potenza. Fulcro. Ce l'hanno fatta studiare a scuola, sì. Alle medie, sì. Se non ricordo male. Non la toccherei più. Basta, così è perfetto. Non la toccherei più. Perfetto. Sì, noi siamo gli artigiani della strada. Che cos'è la strada? È quello che ci insegna, che ci dà tutto, ci fa crescere e ci fa anche morire alla fine. Che cosa? L'arte. Che cos'è l'arte? C'ha ragione, no signora, dico bene. Sì. C'ha ragione. Cosa ha detto? L'arte. L'arte. E ha riparato il cerchione. In mezzo minuto. Lo credo perché allora. È bravo lui. Lo conosce? Sì. È il più straordinario meccanico. È vero, abita qua, del Gianicolo, prego. Abita qui. Abita qui, sì, sì, sì. Un po' più giù. E quindi ovviamente. Cioè, noi dobbiamo essere felici di avere una creatura così straordinaria. Ehi. Antonio Bianco, ehi. Calabrese. Ehi. Calabrese di dove? Che io mi dimentico. Brutto affare. Di dove? Del nord della Calabria. Quindi Torino. Nord della Calabria è Torino. Questo si chiama Girabacchini. Girabacchini, arrivederci signora. Arrivederci. Il Girabacchini. Chi era Bacchini? Radio all'occhio. No, Bacchini. I Bacchini sono quelli che. E chi lo ha inventato? L'inventore si chiama Bacchini. Sì. Sta avendo ragione di un. Di una borchia. Sì, piano piano. Piano piano, quindi significa che la borchia resiste. Va bene. No, non è che la borchia resiste. È perché devo andare a prendere un crick perché il dado sopra deve avere un po' di gioco. Se no non mi passa dietro. Lo seguiamo, lo seguiamo. Ecco qui, autocarrozzeria, Viale dei 420. E questo è eccezionale. Un meccanico eccezionale. Bravissimo, sta preparando anche un'auto per andare poi in vacanza. Allora. E quella è una. Guarda quanta roba. La 500, sta preparando questa 500 o una bianchina laggiù. E lì la bianchina con cui andrà poi quella in vacanza. È nata molto prima di Fantozzi, eh? Certo. Molto prima di Fantozzi. Benissimo, Antonio Bianco, PAC. Meccanici così, avercene.